In un contesto di povertà crescente come quella attuale, diventa sempre più cruciale ridurre le disuguaglianze ed è questa una delle quattro linee di intervento scelte dalla Fondazione Cariplo per il 2024. Disparità che non sono solo economiche. In questo momento stanno esplodendo e non hanno più solo una matrice materiale, ma spesso hanno anche una matrice culturale, digitale e di accesso alle opportunità. Quindi abbiamo tantissimi strumenti per cercare di intervenire su questo problema. Sono oltre 150 milioni di euro che la Fondazione Cariplo mette in campo per le attività filantropiche dall'anno prossimo e fino al 2027. Tanti diversi progetti, programmi e bandi, dall'housing sociale al sostegno agli anziani e disabili, alla ricerca scientifica, all'ambiente, a interventi sul territorio lombardo allargato, che sono stati presentati a Milano dal nuovo presidente. L'obiettivo è di intervenire a due livelli, sull'oggi e sul domani. Sull'oggi intervenendo sulle situazioni critiche, come è giusto fare, però cercando di lavorare perché nel domani queste situazioni critiche siano sempre meno. Intervenire dunque per garantire bisogni primari a tutti, ma anche guardare al futuro, generando sviluppo economico.